Un potente terremoto, il più forte da decenni, l'incubo del 1985 che torna alla mente. In Messico un sisma di magnitudo 8.2 con epicentro al largo della costa sud-occidentale ha scosso gran parte del paese, almeno 6 le persone che hanno perso la vita negli stati di Chiapas e di Tabasco. Nel primo è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata ordinata l'evacuazione, chiuse le scuole in 11 stati messicani. Un sisma di magnitudo superiore a quello di 32 anni fa che causò oltre 10.000 morti. È stato un sismo di grande scala. È stato un terremoto su vasta scala e di forte magnitudo. La maggiore che sia stata mai registrata almeno negli ultimi 100 anni della storia del nostro paese. Siamo preoccupati a causa delle scosse di assestamento che si verificheranno e di quelle almeno 65 che sono state già registrate. Il terremoto ha fatto tremare gli edifici anche a 1000 chilometri di distanza dall'epicentro, nella capitale, Città del Messico. Uno tsunami è stato registrato sulle coste del Messico. Il centro di monitoraggio del Pacifico ha lanciato un'allerta anche per Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panama, Honduras ed Ecuador.